una legge regionale sul turismo che mette d'accordo maggioranza e opposizione. Fra i firmatari, infatti, c'è anche l'ex assessore regionale Mauro Di Dalmazio. Obiettivo: quello di sviluppare e rendere operative le DMC, le agenzie di gestione turistica territoriale, che grazie a questa legge diventeranno parti attive della pianificazione. In realtà la legge è il tassello formale finale di un percorso lungo 2 anni che è partito con gli avvisi di gara e con le procedure competitive per la costituzione delle DMC e delle PMC, di queste straordinarie reti di imprese e non solo, reti di imprese private e pubbliche che devono diventare lo strumento operativo per l'attuazione delle politiche sul turismo per migliorare la competitività del nostro sistema turistico. La legge è fondamentale perché darà la possibilità a queste strutture di essere anche soggetti attuatori della programmazione strutturale finanziaria, quindi di essere beneficiari di finanziamenti per attuare le politiche, ed è un sistema unico in Italia così come strutturato, che molti guardano, ma è un sistema che ha bisogno anche di molta spinta e di molta concretezza. Una scelta che punta alle potenzialità d'Abruzzo e il desiderio di attingere di più e meglio dalle bellezze del territorio. Quest'anno l'Abruzzo ha registrato ottimi dati sul settore turistico, ha spiegato il presidente della regione, e a tal proposito è stato istituito l'Abruzzo Open Day, appuntamento che vedrà per i prossimi 10 anni un giorno dedicato alla gratuità in Abruzzo come volano di sviluppo turistico. Camminare a fianco delle imprese, camminare a fianco delle aziende che operano sul territorio, ma soprattutto in questo sistema di promozione e di valorizzazione del territorio bottom up. Chi meglio di coloro che fruiscono dei singoli territori, dei singoli distretti culturali, turistici, artistici, può meglio programmare, pianificare un piano di intervento di valorizzazione e di tutela di questo territorio? Chi conosce le criticità e le emergenze, se non gli operatori del settore che lucrano? E questo verbo non ha un senso negativo, un senso assolutamente positivo, perché la circolazione della ricchezza nel campo del turismo, come nel campo della cultura, può probabilmente farci fare un balzo avanti notevole nel PIL regionale.